Oh, finalmente, finalmente. Un motogiro, stavolta ce la facciamo. Un motogiro sull'Appennino. Qui abbiamo la nostra motocicletta. 2 giorni di vacanza, ce li meritiamo tutti. Ci siamo quasi, siamo vestiti. Si sta spogliando. Ma come, cazzo, dovevamo partire? Ma se non sapete chi è io, è la mascotte che ci segue durante tutti i nostri viaggi. E guai mai se non ce la portiamo dietro. Vabbè, mettiamoci sto casco. Questa fantastica stradina sterrata ci porta a Crociarcana. Continua a guidare prima di schiantarmi, va? Per la rubrica Sapevatelo, siamo arrivati ad un'altitudine tale che sono scomparsi tutti gli alberi. Salutiamo gli ultimi alberi e basta! Tommy è affascinato dall'ombra delle nuvole sulle montagne. Ma adesso vi spiego perché. Facciamo un time lapse e vedete che figata che viene fuori. 3, 2, 1, via! E mentre Tommy fa il suo time lapse, io tiro fuori il pranzo. Anch'io c'ho fame, no? Non mi avevo mica mangiato a pranzo. Si mangia anche. Come nelle migliori famiglie e nei migliori picnic, abbiamo il telo per fare il nostro picnic. Hai bisogno di una mano? Mettiamo un casco. Ok. Pasta fredda con pomodorini e zucchine dell'orto. E invece qui abbiamo farro, riso. Riso rosso. Riso rosso con zucchine dell'orto. Carotine dell'orto. Non sono dell'orto le carotine. Ma insomma, mi rovini sempre tutto. Le carotine sono della Conad, diciamo. Nel mio orto ne sono venute soltanto tre e le abbiamo già mangiate. Buon appetito. Cosa andiamo a cercare in giro per il mondo? Passate un giorno, veniteci perché merita. Tira un vento porco, ma siamo arrivati. Siamo praticamente sopra al crinale che divide l'Emilia Romagna dalla Toscana, quindi guardando di qua vediamo tutta l'Emilia Romagna e guardando di qua vediamo la Toscana. Una leggenda metropolitana, sentiamo questa, dice che dal Cimone, che è là, è quello là altissimo là, si vedono i due mari alla mattina presto, se c'è una mattina limpidissima. Ecco qui. Il mar Tirreno da questa parte e il mare Adriatico da quest'altra. Hashtag sapevatelo. Si dice anche che qui di notte sia pieno di lupi. Si dice. Però dovrebbero essere a posto perché hanno mangiato 50 pecore l'altro giorno, quindi noi siamo tranquilli. Momento mirtilli. Thank you.
tempo non è dei migliori, però ormai sono già le 7:10. Di solito ci svegliamo molto prima, ma non si vedeva niente fuori, era pieno di nebbia. Che dici? Ci alziamo e iniziamo a smontare tutto? No, aspettiamo il sole. Non si vede niente. Lasciamo nello zaino. Passo di Crocercana, 1669 metri. Ecco qua quando siamo, 1669 metri. Un po' di nebbia, il venticello non scende e non vedo la moto. Se mi allontano da Claudia tra un po' non vedete neanche lei, guardate. Proviamo ad andare a cercare sta moto, va? Intravedo l'ombra. Su a Crocercana il tempo era umido, allora abbiamo deciso di spostarci giù. Andiamo a trovare un amico a Melo di Cutigliano. Siamo arrivati a Melo e abbiamo trovato l'amico Marco. Eccoci qui. Siamo presi anche l'acqua, poca per fortuna, perché siamo arrivati in tempo a casa di Marco, altrimenti era un disastro e ci inzuppavamo. Cambio di programma. È arrivata la tromba d'aria a Venezia, quindi direttamente a Venezia. Salutiamo Marco e la Franca e ce ne andiamo al mare. Siamo in macchina. Ieri eravamo in moto, domani chissà, in barca probabilmente domani. Può essere. Direzione campeggio. Sembra che abbiano messo un po' a posto tutto quanto, ma ho visto dei video, magari poi metto qualche spezzone per farvi vedere come si è ridotto il campeggio. È un bel casino, è venuta sta tromba d'aria, andiamo a dare una mano alla mamma, va? Tutta una striscia che parte da lì e va lungo il campeggio. Alcune parti sono completamente intonse, non c'è nulla di rovinato in alcune parti, ed altre parti tipo qua c'è il disastro, è proprio una riga. E dall'alto vorrei vedere se riusciamo a vederla. Se ci riusciamo vuol dire che la prossima ripresa sarà quella dal drone. Ok, veranda ripristinata, la roulotte sta tutto bene, Katia è già pronta per far da mangiare e quindi
cominciamo le nostre ferie dopo questa esperienza folle della tromba d'aria.